Signori, siamo tornati in quel di Monza per portare avanti qualcosa di importante quest'anno, perché devo dire che questa stagione si sta rivelando ricca di sorprese. Allora, partiamo col dire che noi abbiamo il ritorno con la Lazio, che forse è la cosa più urgente di tutte, e poi faremo le valutazioni del caso sulla base di quello che, insomma, decideremo di fare. Ma adesso la cosa importante è prenderci questo passaggio del turno, dopo un'andata meravigliosa in cui abbiamo fatto veramente l'impossibile. Io rimetterei Vavro oggi perché, insomma, ha dato prova di essere assolutamente presente. McCroy al posto di Teixeira e a sinistra direi Antonino, se l'è meritata. La squadra è un po' stanca, a dire il vero, però d'altronde non abbiamo altre possibilità. Ci portiamo Gigi e via. Per il resto direi che siamo assolutamente pronti all'impegno. Allora, questa è una partita oggettivamente complicata, perché sono certo che il gioco farà di tutto per farci perdere sta qualificazione, ma noi ci proveremo. Anche perché abbiamo dimostrato all'andata di essere assolutamente presenti a noi stessi e meritevoli di questo passaggio del turno. Aia. Mamma mia. Oh, che in questo multiverso chi è questo? Chi è sto tizio? Pareva Escalante. Chi sei? La 32, non si capisce. Ah no, 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 non è Escalante. Come non detto. Bombolone. Bombolone. È buona. Ma possiamo chiudere. Porca miseria, ma perché de piatto? Bravo Bombolone. Bravo Bombolone. Bravissimo, va bene, va bene, va bene. Aia. Mamma mia. Che niente, mamma mia di nuovo. Niente, gli dice male, gli dice male. Per adesso il palo di Caicedo ancora vibra, sembra quello di Cissé contro la Roma Derby. Bello, mazza. Aia. Niente, abbiamo preso. Doppio legno. Poraccio però, carità, mi fa pena, mi fa. Stiamo veramente avendo una fortuna abbastanza vergognosa, ma io non me lamento perché ogni tanto fa bene, eh? Fa bene all'anima avere un po' di fortuna ogni tanto. Bravo, Don Andres! È passato, non si sa manco bene come! Ti prego! Antonino! 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 Incrocia! Vabbè, ragazzi. Che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto Antonino? Non è Don Andres però. Don Andres, che pallone che gli ha dato. Don Andres è andato via in maniera monumentale, in contropiede. Sfruttando un abbiocco generale della Lazio sulla ripartenza, ma noi stiamo veramente rapinando questo passaggio del turno in maniera vergognosa, ma va bene così. Bravo, Guendouzi. Bello. Per Antonino. Antonino può servire una palla d'oro. Piala, piala, piala. Vabbè, la doppietta che andrà mi sento male, però. La doppietta che andrà mi sento male. La doppietta che andrà mi sento male. Sta in forma incredibile. Incredibile. Ok, niente, la Lazio è condannata a piedi corda agli ex. Cioè, campionato la doppietta di Hernanes. In Coppa Italia la doppietta di Candreva. Ma che è un incubo. Poi c'è una parte di me che sta soffrendo tantissimo, anche se è un gioco, perché voglio dire. Però ammazza Antonino. Carico a pallettonissimi. Antonino, si va a vincere la Champions se mi giochi in questo modo l'anno prossimo, eh. Bravissimo, mamma mia come gioca però sto Monza. No, ti prego. Vabbè, ragazzi, sono diventato capace. Sono capace di giocare a PES, è ufficiale. Sono capace di giocare. Mi sono parato a giocare. Ci ho messo 2 anni e 40 giorni, però va bene uguale. E il trucco è che sto giocando un po' online, è quello, credo, che mi ha reso un pochino più. Hai capito, bombolone? Tre pene in un tempo. Abbiamo fatto. E che è successo? Non ci si crede. Sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno Sta giocando. diventata VIP a FIFA, vabbè. Mamma mia, che così. Comunque, Esempio Lazio perfetto di impresentabile Mancini che ha oggi, eh. impedito di andare
In modalità Lazio-Chievo stiamo qui, vorrei dire, ma... Bene, che primo tempo, ragazzi. Che primo tempo, in 13 minuti di rigo. Certo, Lazio ha preso due legni, insomma, però... Devo dire che questo ci pone su un complessivo 5-1 che richiederebbe 4 gol da parte della Lazio, che sono inattuabili, per fortuna. Se era FIFA temevo, ma essendo PES lo script può fino a un certo punto qui, credo. Vero? Vero? Sì, ok, benissimo. Fosse stata sotto al 7 quella, mi iniziavo a temere, ma così, vabbè. Bravo Antonio, mazza quant'è veloce che Andrea, ma quando mai è stato... Ma questo manca a 15 anni, era così veloce. Ah, pure crossato bene. Profè, non te sei visto? Bravo, bro. Provaci, provaci. Quando il fomento cresce non si tiene. Mamma mia, Diego. Niente, vabbè. Tutti a dormire stiamo. Va bene. Raga, Lazio si è pure meritato sto gol. Caisedone. Non tradisce, va anche a pesca Caisedone. Vabbè ragazzi, però se siamo comprati Zaza, io capisco allora perché succede quello che succede. Va per tua. Bravissimi. Antonino. Bombolone. Per Bombolone. Bravissimo Bombolone. Non è possibile. Che se siamo magnati. Tonino. 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 Niente, stiamo sempre a dormire. Sull'ultimo passaggio c'è l'abbiocco generale. Fai girare, fai girare. T'ho detto fai girare, t'ho detto. Palla d'oro per Bombolone. Fallissimo. Oh. 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 Ma come si può continuare così? Oh! Amatti! Vabbè, è il profeta purga allora. No! Profeta. Ha profeta dello spazio. Ma perché caschi? Ma perché gli scarpini col sapone? Incisi nel sapone, se è fatti. Finisce qui. Finisce qui. Risultato... Inatteso, sorprendente, stupefacente, incredibile. Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. Addirittura siamo in modalità bimbo minchia proprio di quarta categoria. Bene. Bene, bene. Sono molto con partita, tra l'altro equilibratissima in termini di occasioni, ma l'abbiamo sfruttate meglio. Allora, prossimo turno siamo con Crotone, che ha battuto la Roma. Incredibile. Vabbè, ragazzi, chi sono io per oppormi a tutto ciò? Sono contento una cifra. Allora, vediamo il discorso trattative. Se si muove. Sì, vabbè, parla con questo. Mi sembra di parlare. Allora. Trattative con Onda. Ha accettato. Oh, Diego Costa ha rifiutato. Essere pagato al Madrid Rosas, in effetti. Niente, Mertens ha rifiutato. Robben. No. Ma perché? Ma me fai rosicà, però. Ma mi fai rosicare una cifra? No, ma roba che mi rifiuta mi ferisce. Mi ferisce. Mi ferisce. Regista creativo. È un prodigio, lui. È un prodigio. È un prodigio, è un prodigio, raga. È un prodigio. Quanti anni c'hai, Keisuke? 37. Me fai pure l'esterno sinistro, che ci piace. Ma sì, un primo acquisto per questa rosa che ha tanto bisogno. Poi vediamo un po'. No, sì, trattative, buonanotte.
Schema di gioco. Allora, Candreva sta in palla in maniera sorprendente. Allora, Vavro se la sente sempre stracalda. McCrory. Vedete se sa più riprendere. Oh. Solo che ogni tanto qualche piccola variazione va fatta. Comunque io voglio una leggenda. Voglio una leggenda, porca miseria. Che sia Gazza, che sia Salas, che sia chiunque. Però voglio aggiungere. Oh, tiè. Pareggia far. Le notti d'Oriente. È già faro. Torino con la pancera oggi, meraviglioso. Se no da niente. Per i fotografi questo ed altro. Ciao, mi chiamo Giafare. Sono l'ultimo arrivato in casa Monza. Benissimo. Ottimo. Poi con paura Aladino, eh. Mi raccomando. Dunque, allora è arrivato Keisuke. Io direi, insomma, che questa squadra adesso può veramente sognare. Grandi palcoscenici. Fammi leggere un attimo che è successo qui. Nuovo arrivo, bene. Allora, nello schema, Keisuke, allora, intanto Morato entra Rolando. Ah, Keisuke subito. Keisuke subito. Keisuke subito. Con un Hernanes un po' provato. Allora. Allora, come si fa a fare a meno di Vavro? Però vabbè, Bettella però sta in formissima. Herrera, per una volta mi tocca. Troppo stanco, Diego. Troppo stanco. Per il resto non fare altri cambi. Tanto va bene. Così giochiamo col Frosinone in casa, voglio dire. Dovrebbe essere un risultato anche abbastanza così fattibile. Io a questo punto, comunque, ragazzi, se siete d'accordo, salvo un ritorno di fiamma di Robben da valutare, non farei altre grosse modifiche perché vorrei raccogliere i soldi per o Gazza o Salas o chi per loro, insomma, o Roberto Carlos. Salve Abbiamo amici e detto. amici, Io vorrei regalarmene uno del nuovo genere scudetto per se il riusciamo a Frosinone accettare la dopo Coppa. Cioè, 365 se giorni alla arriviamo in guida del Champions League, ma anche solo in Frosinone Europa Calcio League, Sport. È un sarebbe onore molto vivere figo l'emozione, avere una passione, leggenda per andare a l'Espanyol giocare. colore dominante a far da sfondo a questo. Onda! No, vabbè, ragazzi, se questo è il primo tiro segna, Capolavoro della è difesa titolare a dell'Udinese vita, sfumata. eh. Con sta fascia meravigliosa che fa molto Teen Idol. Bello, ci piace Keisuke, è entrato bene. Bravo Antonì. Candreva. Fino in fondo Antonì. Bello, Arriva il cross di Candreva. porca miseria. Oh, non riuscirò mai a fan gol di Passaggio testa io. volontario. La gioca Non sulla riuscirò destra. mai a fan gol di testa. Candreva. Antonino, Pallone lo in aria. serve. Spazza via senza però. Conclusione. Polo, niente, Polo. Conclusione sul Fa un calcio fondo. d'angolo. Batte Keisuke. C'è il piede caldo. C'è il piede caldo Keisuke. No! Ma come? Silva, Aia, si via gira Pirlo. malissimo, Bettolo. Portiere Mamma mia! sorprende. Sai parare Chiaro anche che tu? certo non Ma non poteva l'avrei mai prevedere. detto! Una parata Bravo Antonino! sulla sinistra. Antonino! Un'occhiata verso l'area. Più veloce di Silva. tutti, Antonino! Però il fisico è Poteva quello che è. sbagliare Bravo Antonino, però! l'avversario, altrimenti Compensa col rimane tutto cuore! in porta. Compensa col cuore, Antonino! Attenzione, può Non è attivare. possibile, non è possibile! Bravo Keisuke, tiene di fisico, mamma mia Keisuke. Va bene Keisuke, va benissimo. Vai a Ibrahimovic. raccogliere. Ah, guardalo. Bravissimo. Rolanda. Bravo. Vediamo se può cacciare. Ma tiraci, che te frega. Niente. Porto. Prova una partire velocità. Bravissimo, sovrapponiti. Bravissimo, Candreva. Antonino. Arriva il cross di A Candreva. chi, Antonì? Ha misurato A chi, male la Antonì? distanza qui. Antonino! Primo Antonino! tempo che si conclude dunque qui. Sciama miseria! Più squadre a riuscire a bucare la Che rete avversaria. veleno! Sarà Allora, interessante seguire l'evoluzione della gara nel secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque il punteggio è ancora possibile.
Oggi Bulu Bulu poco. Floccari. Nel gioco floccari. Gioco floccari e basta. Passar Sampo Antonino. È l'unica. Arso gli Antonini. Ma quanti Tonino ci abbiamo in squadra? Stanno a diventare peggio degli Indride FIFA di qualche anno fa. Antonino. Antonino. Vuole andare in fondo Antonino. Ci riesce. Porca miseria Antonino, che stavi a fare un'opera d'arte. Antonino stavi a fare un'opera d'arte. Non riesco a costruire niente col Frosinone, a differenza di quanto fatto con la Lazio. Ah, floccari mio. Niente. Dammi il fallo però, dammi il fallo. Ma che te costa, inventate qualcosa. Dammi il fallo da qualche parte che sia utile. Lo fa cambio. Allora, Ibra no, oggi proprio no. Mettiamo Goran, scambiamo Pandev e Floccari. E Matuidi al posto di Iniesta per dare un po' più di gamba. Dai. Anche perché a breve mi sa che metto tutti in attacco. Keisuke. Ibra. Ottima giocata. Ti prego, raccogli niente. Ibra, zero carbonella oggi. Onda. 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 Onda, finta di corpo. Ottimo dribbling. No, oh, bravissimo. Bravissimo. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Bravissimo. Però da qua è vicinissimo. Io non so buono, è così vicino. Capirai. No, 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 no. Seleziona tiratore. Se sta Keisuke. Se l'è presa la batte lui. Non scherziamo. Io da qua non so buono. Ci provo però. Ti prego. Goran. Ho penetrato. Goran. Lo scambio con Floccari. Stretto stretto. Arrivano Claudio Lopez e Rocchi. Sì, buonanotte Corradi. No, ma ricordo anche Pande e Verocchi in realtà. Anche Pande e Verocchi, devo dire. Pande poi che ha la fascia di capitano a buffo, così. Che scambio, ragazzi, che scambio. Pande di giustizia, la chiude così. Tre punti benedetti. Di un peso incalcolabile. Incredibile sto Monza, non muore mai. Abbassiamo la pressione, per carità. E adesso tenere palla. E adesso tenere palla Antonino, bravissimo. Bravissimi. Matuidi. Matuidi. Adesso il Frosinone si apre. E porcaccia la miseria, però potevi chiuderla. Ci tua, due palloni in due minuti. Gli avversari in estrema difficoltà. Mazza come gioca però Pande, wow. Gendosi. Gendosi. Prova la giocata di Tiella, Gendosi, bravissimo. Io voglio il gol di Keisuke. Voglio il gol di Keisuke. Dammi il fallo qui, dai. Keisuke. Gli gira intorno. E bravo Keisuke, troppo lontani per fallo. Si sono fatti rode, eh. Si sono fatti rode. È finita? Arbitro? Finita. Bravo. Ammazza che fatica. Bene. Bene, bene, bene. Incredibile. Incredibile. 6 tiri a 1. Ho preso a pallonate. Bene, Ibra 4 e mezzo però. Siamo secondi in classifica. Siamo secondi in classifica. Incredibile. A meno 6 dall'Inter. Dov'è il trucco? Io ho 13 più 3, 16 più 5, 21. 12 più 5, 17 più 4, 21. A parità di partite. Incredibile. Lo
Non ci posso credere. Non ci posso credere. Bettella, ottimo giocatore di squadra. Bene. Molto bene. Molto, molto bene. Allora, io volevo un attimino. Comunque non ci arriva mezza offerta. Una cosa imbarazzante. Non ci arriva mezza offerta. Allora. Tanto vabbè, Bombolo. Stanno tutti strabene, eh. Tutti strabene, devo dire. Morato va, vabbè, uguale. Allora, una cosa che dovremmo considerare un attimino come si sta evolvendo la situazione. Allora, noi adesso abbiamo l'attacco che con Flock, Ripande, Vembolo e Ibra è completo. Tre quarti, Honda, Hernanes, D'Alessandro, va bene. Centrocampo, da una parte abbiamo Barilla e Pedro Neto. Dall'altra Candreva e Farfan. Centrocampo, Guendouzi, Iniesta, Matuidi, Akpa. Che quasi quasi. Beh, però con la Roma. Centrocampo iperfisico. Si potrebbe anche ipotizzare, sì. Difesa con Bettella, Vavro, Rolando. Che in panchina, ora io non capisco comunque perché non mi arrivano offerte per gli altri. Cioè, abbiamo una squadra ormai. Io ho messo in vendita Texera. Abbiamo detto di no. Sì, no, era Texera, sì, Carlos Augusto, no. Ok, e non arrivano offerte. Poi, per quanto riguarda il resto, io Farfan me lo venderei, dico la verità. Se serve a fare due sordi. Tanto non è che sia mai stato un beniamino della curva. L'Alessandro non si tocca. Pandev l'avevo messo in vendita, ma non so fino a nessuno. Floccheri, idem con patate, e non arrivano offerte. Junior Moraes l'abbiamo messo in vendita. Adriano, quest'arte sì. Io non capisco. Non capisco. Comunque, io vorrei tornare da Robben un attimo. Perché io mica mollo, eh. Caro, caro il mio Robben. Caro. Dove stai, a Robben? Perché, insomma, è un giocatore che sarebbe anche bello potersi portare. Robben. Non capisco perché non voglia venire da noi. Trovo la cosa fuori luogo. La cosa la pago. Tornate contratto. Te do quasi 2000. Ma qual è il problema? Voglio Rob, ne ho bisogno psicologico di uno come Robben su quella fascia. C'è bisogno di lui. Dai. Vedete che succede? Allora, noi adesso abbiamo. Io ripeto, voglio tenermi i soldi per una leggenda. Perché credo che sia importante. Poi c'è Roma, Mons. Sì, buonanotte. Milano, Parma. E poi si chiude. Allora, siccome mancano tre partite, io quasi quasi. Allora, facciamo una cosa. Io me ne gioco un'altra adesso. La canonica live settimanale, invece, ne giochiamo due più il mercato. Così facciamo una cosa. Che voglio chiudere il mercato con voi, facendo le cose con calma, quindi senza avere la fretta di dover giocare le partite. Preferisco giocarne un'altra che tanto non conta niente adesso. A livello di tempo non ci porta via niente di particolare, né ci brucia dei tempi di attesa per quanto riguarda cose da fare. Così vediamo anche se arriva mezza offerta. Perché arrivassero i soldi, io Gazza me lo piglierei adesso. A fine anno perdiamo Hernanes. Beh, che è arrivato Keisuke, però.
qui a PES i cambi hanno veramente senso. Porca miseria, che trambata. Martinelli. Non mi aspettavo questo inizio così, onestamente. Fatto anche a tempo a capire chi so, dove trovo. Bella palla. Per Ibra. Ti prego. Non è possibile. Non è possibile. Ha incrociato malissimo. Ha incrociato malissimo. Di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Non ha saputo incrociare come si deve. Keisuke! Troppo alta Keisuke. Troppo alta Keisuke. Pedro. Ti prego. Non è po- vabbè, niente, non deve partire, dai. Si sta a mangiare dei gol allucinanti. Veramente allucinanti. Io non so come abbia fatto a sbagliare sto tiro, ma è incredibile. È incredibile. Niente. Ha girato intorno in maniera allucinante. Non si riesce ad andare in porta oggi. O meglio, ci arriviamo, ma poi siamo imprecisi. Quindi siamo soffrendo. Per la prima volta contro una big si soffre. Incredibile, ma vero. Doveva arrivare a sto momento, prima o poi. Bene. Allora, primo tempo da rivedere ampiamente, ma possiamo fare qualcosa. Allora, intanto io leverei Ibra e metterei Pandev, che ha giocato bene ultimamente. Mettiamo Bombolo davanti. Per il resto direi che forse, non lo so, sono fortemente dubbioso su alcune cose. Forse Matuidi al posto di Akpa e poi valutiamo il resto. Però manteniamo Gamba al centrocampo, ma aumentando anche la qualità al tempo stesso. Tutto di prima gioca la Roma, poi. Impressionante. In difesa è tutta una circolazione di palla tipo Barcellona. Non riesco a strappargli in pallone. Incredibile. Bravo Bombolo. Non riesco ad arrivare in porta a sto secondo tempo. Fanno un giro palla dalla difesa che magari lo facesse la Roma vera per tanti romanisti, perché gli piacerebbe giocasse in questo modo. Il possesso palla è vergognosamente a favore della Roma. 70-30. Non si riesce a toccare la palla. Sono quelle che strappiamo con cattiveria, ma che poi puntualmente riperdiamo poco dopo, perché ci pressano come pazzi questi. Riceve in posizione interessante. No, sta cippa. A coso? Solo il giallo. Vabbè. Attenzione, c'è agitazione. No. Bisogna intervenire subito. Fallo da dietro. Allora, ci vuole un miracolo. Niente, vabbè, comunque ammazza che sfiga oggi. Guarda quest'altro che si abbiocca. Quanto odio questa cosa di PES. Mamma mia, quanto la odio questa cosa di PES. Quanto la odio questa cosa di PES. Mamma mia, la palla gli passa vicino, fa finta di niente. Non c'è segreto. Al 90esimo, Pengo ha preso i primi 2 secondi di partita. Mamma mia, vabbè, niente. Se può vincere sempre, so. Però me lo deve perdere così, quello sì. Allora, siamo terzi a pari punti con Napoli. Partitaccia questa qui, partitaccia. Non ci voleva proprio. Non ci voleva proprio. Vabbè. Che tocca fare, raga. Allora, vediamo un po' che è successo nel mentre. Bombolo, si è fatto la fine a gennaio. Benissimo. Oh. Roba in firma. Io per ufficializzare aspetto la diretta. Più soldi ancora vogliono. Ah no, vuole lui 400. Vabbè, ne parliamo prima di ufficializzare, ragazzi. Io per adesso vi saluto. Ci vediamo questa settimana in live, come al solito, per il secondo episodio, che poi verrà ripubblicato qui su Falcone lo sabato. Come sempre, rimpacchettato o in versione integrale su Leggende Ignoranti, che vi invito sempre a seguire, perché chissà, un domani, anche nel breve termine, potrebbero arrivare dei contenuti extra anche relativi a PES. Quindi, signori miei, un abbraccio grande e noi ci vediamo alla prossima.